Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi. Avete preso paura stamattina, eh? O oggi pomeriggio, insomma, dipende quando guardate questo video. Stavo riflettendo su un fattore, no? Nel senso, lo faccio questo video o non lo faccio? Mi riprendo oppure no? Perché, come appunto potete vedere, sono struccata con brufoli post ciclo e tutto quello che con il trucco fortunatamente possiamo coprire, però alla fine, no, riflettevo su una cosa. Forse è anche una forma di rispetto nei vostri confronti truccarsi, darsi una sistemata, rendersi presentabili, però del resto, come in tutte le cose, c'è l'opposto, no? Quindi secondo me sì, tutte le parti hanno ragione alla fine, quindi ho riflettuto se per una volta non fosse utile magari per qualcuna vedere la persona sempre truccata, completamente struccata, con i suoi difetti in tutto e per tutto, perché credetemi, ne ho tanti, ma penso che ve ne stiate accorgendo, no? Ma uscita dalla doccia, quindi proprio super acqua e sapone. Secondo me è una cosa utile, fatemi sapere se avete preso paura, magari col cavolo che caricherò questo video, dopo che l'avrò rivisto. No, comunque sono convinta che caricherò questo pezzo di video perché voglio assolutamente sfatare questo mito che le donne devono sempre essere truccate e super fighe, perché alla fine poi, dopo vi lamentate quando la sera andiamo a letto e ci appoggiamo sul comodino e quella che vedete a fianco a voi non è più quella di prima, vero? Quindi eccoci qua ragazzi, facciamolo tutte, strucchiamoci, buttiamoci su YouTube. Non cambierà nulla, chi se ne frega se ci insultano, chi se ne frega per un brufolo, per una macchia, un'occhiaia, insomma abbastanza evidente, però ma chi se ne frega, ma noi siamo noi anche perché siamo quel che siamo interiormente. Dopo questo pippone esistenziale vi lascio la mia giornata, buongiorno! Sono tornata da fare la spesa, sto morendo di caldo, non è possibile che il 18 settembre sia così caldo, sono frustrata. Comunque, ecco la mia spesa, scusate per il giro assurdo che vi ho fatto fare, e se volete vederla nel dettaglio cliccate qui, esattamente qui, e vedrete il video della mia spesa. Ho preso un regalino per Cristian, vabbè, ho preso un libro, perché lui adora questo scrittore, che fa tipo libri, insomma, un po' macabri, un po' horror. L'ho preso perché era scontato, però noi glielo diciamo. Adesso cercherò di staccare questo coso, ma è talmente attaccato bene che non lo so, non ci riesco. Glielo voglio impacchettare perché devo dire che il mio tesoro si merita veramente un regalo così, un po' inaspettato, una sorpresa. È un piccolo regalo, però sono quei gesti che secondo me valgono la pena fare ogni tanto, e glielo voglio incartare, poi magari vi riprenderò al momento in cui lo scarta, così vediamo cosa dice, dato che non credo si aspetti un regalo. Oggi sono leggermente stanca perché ho fatto tantissime cose stamattina, anche se voi direte, beh non sembra. Sì, ho fatto tantissime cose, sono andata a comprare il bigliettino per... Scusate, c'ho il fiatone, ma ho portato su un sacco di buste. Su, cioè io sto a piano terra, però un sacco di buste e sono stanca. E il bigliettino per la cresima della sorella del mio fidanzato. Una cosa introvabile ormai, sto bigliettino, mamma mia, ho cercato ovunque, alla fine l'ho trovato in una fioraia. Ebbene sì, sono partita alle 10:30. Sono tornata a mezzogiorno e 25 quasi, ma wow, ma c'è da farmi un premio, c'è da darmi un premio. Sì, scusate i capelli oggi indecenti, ma l'ho già detto che è caldo e l'ho già detto che è troppo caldo rispetto a settembre, insomma. Dovrei farmi qualcosa da mangiare adesso, ma sinceramente non ho voglia né di mangiare né di prepararmelo né di fare nulla assolutamente.
Allora, libro incartato e nascosto. Ora sto preparando la cena e voglio fare la zuppa di zucca. E l'ho vista su un sito, zuppa di appunto zucca, ceci e gamberi. Non so come, proprio questi qua sono congelati. Quindi niente, praticamente sto aspettando Christian che torna e speriamo che torna presto. Dovrebbe arrivare fra pochissimo, comunque mi ha chiamato prima. E nulla, volevo dargli il regalino adesso, però siccome è stanco e penso che andrà a dormire, quindi forse glielo do stasera a cena, non lo so, vediamo, perché tutta la settimana la sveglia alle 4 di mattina, insomma, è un po' stanco, quindi poi oggi è anche venerdì. Tra l'altro stasera dobbiamo andare al compleanno di mia cugina, che se sta guardando questo video la saluto, ciao Nico, e niente, quindi mi devo muovere, devo fare tante cose, che caldo ragazzi, lo so, questo vlog, praticamente il 95% del vlog, ho detto sempre che caldo, ma è caldo, poi a cuocere, mettersi lì sui fornelli veramente, sono sudatissima, non ce la faccio più. Mi suona il timer, ci vediamo dopo. Ho un'idea fantasmagorica. Ho messo in questa scatola, che è la scatola di un computer che ha comprato Christian un po' di tempo fa, il regalino che gli ho fatto, e ora vedrete che scena che farò quando arriverà per fargli aprire la scatola e fargli capire, non fargli capire in realtà che c'è un regalo. Senti, io non so cosa c'ha quella scatola, cioè suona, fa di tutto, vedi un po'. Suona. Io non lo so cosa c'è, guarda, è veramente, è incredibile. L'ho messa lì perché è un casino. Oh, oh. 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 Ma cos'è? Ah, boh, non lo so. Ti amo, Eleonora. lo sanno tutti. Sanno già tutto bene. Ma cos'è? Ma un po' di... cioè, non lo so. Ecco, a posto. Un po' di? Niente, ormai l'hai aperto. Suspense. Ero al supermercato. Oh. Bello. Ero al supermercato, l'ho visto. E l'ho preso. Grazie. Te bello. Lo meriti. Perché? Perché sì, perché sei buono, sei bravo. Un altro thriller. Ah, ah. Ciao a tutti. Sei risorto dalle ceneri. Sono risorto dalle ceneri, mi sono alzato adesso. Che ora è? 7:30 di sera. Oddio. Alla buon'ora. Alla buon'ora. Io ho chiesto di essere svegliato alle 7, così magari riuscivo a ripiarmi un po', ma invece... Invece niente. Invece niente. Ma io ho cercato di farti dormire il più possibile, no? Sì, ho capito. Si sveglia dopo? A zanna. Attacca! Attacca! No, non devo vedere. Chi guarda X Factor ci capirà. Attacca! 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 Buonissimo. Voto. 10, perfetta. Davvero? Mi fa piacere. Salutiamo. Ci vediamo al prossimo video. Ci vediamo al prossimo video. E io inizierei a cenare. Ciao. 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 Che sta faccia? Ciao. E allora? La mano della famiglia. Ciao. Ciao.